tutti ragazzi, sì è vero, è un sacco di tempo che non faccio i video e le cose da fare sono state proprio tante. Soprattutto quest'anno mi sono concentrata principalmente sulla regia teatrale, perché è una cosa che ho sempre voluto fare da quando ho cominciato a fare teatro e finalmente quest'anno ho avuto la possibilità di farlo e di più che la possibilità di avere il coraggio di tirarmi sulle maniche e dire ok, mi prendo la responsabilità e faccio una regia tutta mia. E quindi alla fine quest'anno diciamo che ho fatto 3 regie, la Closer, Lupus in Fabula e Il Sesso di Colpa. Proprio in virtù di questo io volevo leggere un po' di commenti che mi erano arrivati sul canale, diciamo sui miei video e quant'altro, e in più c'erano vari messaggi riguardanti appunto i trailer teatrali ai quali mi farebbe molto piacere rispondere. Ovviamente chi si mette sul tubo si mette su una piattaforma pubblica e è soggetta ovviamente a giudizi, critiche e commenti, e ci sta, perché ci sta. Quello che io non sopporto, e lo dico apertamente, non sopporto, sono le critiche sterili, sono le critiche che non hanno senso, sono le critiche che non ti aiutano a migliorare, ma sono semplicemente critiche di persone che hanno il gusto di scrivere cose sgradevoli. E questi commenti, che sono commenti che lasciano il tempo che trovano, a me mi stanno un po' sul cazzo. Lo so che mi tirerò un sacco di commentacci, so che questo video sarà pieno di risposte tipo se tu ti metti su YouTube ci devi stare che la gente ti offende, lo so già, però lo voglio farlo lo stesso, perché alla fine questo è quello che penso ed è giusto che voi lo sappiate, soprattutto chi mi segue da un sacco di tempo, che ringrazio. Ma andiamo a leggere i commenti. Il primo commento che vi vado a leggere è di una certa Tata Rosy Posy, sotto a un video che ho fatto per la Rai che si chiama Il Bignomi, dove varie persone, l'ha fatto anche Michael, l'ha fatto Daniele Dosemeter, e praticamente riassumevamo in un video da 3 minuti un episodio della storia della storia italiana, tipo il Bignami, appunto, questo si chiama il Bignomi, che è stata un'iniziativa molto carina. Tata Rosy Posy commenta sotto a questo video: Claudio Di Biagio lavora per la Rai, Claudia Genolini lavora per la Rai, fate un video pure sulle raccomandazioni in Italia, così il quadro è completo. Tata Rosy Posy, quali raccomandazioni? Ma io ti vorrei spiegare una cosa. Ma tu pensi che se noi eravamo veramente raccomandati, Freaks, invece di mandarlo su DJTV, secondo te non lo mandavano sulla Rai? Così, te lancio un'idea. Claudio quest'anno ha fatto un film che si chiama Andare Via, prodotto dalla Rai, ma soltanto su Cubovision, che è un supporto, una piattaforma web dove adesso quest'anno mandano un sacco di film. Anche Ilaria Giaghi quest'anno ha fatto un film che è andato su Cubovision, che si chiama Quadro, che ha vinto anche il RIF, mi pare, che è un premio di cinema indipendente. Raccomandato di che? Perché per fare Dylan Dog, Claudio, adesso tra l'altro Claudio sta facendo questo progetto per poter girare Dylan Dog, una cosa su Dylan Dog, e ha messo il progetto online per poter comprare il progetto dai fan. Si era raccomandato, magari sto progetto io lo finanziava la Rai, non pensi, cara Tata Rosy Posy? Invece di fare declamazioni sensazionistiche sul web, cose che creano un precedente, perché se scrivi una cosa del genere magari qualcuno le legge, forse informati, perché sono cose grosse da dire, no? Sotto al mio video Cinema Kills, RioWazza99 scrive: forse sarebbe meglio dire che guardare tanti film del cazzo fa male. Difficilmente queste cose accadono con il vero cinema. Ah, quindi tu mi stai dicendo che i Blues Brothers non è nella storia del cinema. No, infatti, neanche Frankenstein Junior non è nella storia del cinema. E no, non sono film passati alla storia, no. O anche, non lo so, Arancia Meccanica, non sono film che sono passati alla storia, vero? No, è solo Kubrick, un coglione. Sì, mi sa che c'è ragione te. Marco Di Ganci, sotto sempre Cinema Kills, scrive: volevo ascoltare buona musica, ma per disgrazia ho trovato questo video. Sei il frutto malato di una società persa. Ti porto in vacanza con me in Sicilia. Amerai la sabbia, amerai il sole. Tornerai abbronzata e felice a Roma con 5 kg di più a causa del cibo. Tranquilla, ti trombo almeno 3 volte al giorno perché ne hai bisogno, dato quello che pratichi, se lo pratichi, è di pessima qualità. Il risultato? Niente più video come questi e vivrai più serena, almeno per un po'. Tata Rosy Posy, di nuovo, scrive:
Mo le bimbi minchia pure video con la Genolini fanno. Non bastava comparire su Freaks. Ma... E allora io vorrei isolare questo commento e dire... Tata Rosiposi, le bimbe minchia sono ragazze a cui piace Freaks, no? E che ci hanno dato una mano per quanto riguarda le comparse, per fare anche Freaks 2. Quindi i fan di Freaks sono venuti sul set di Freaks 2 per fare la comparsa, perché ovviamente altrimenti quella scena non si sarebbe... La scena, per esempio, quella in discoteca dove io e Andrea veniamo inseguiti da uno degli uomini della Vex, non si sarebbe potuta fare. Quindi ci hanno aiutato a girare Freaks 2. Ora, perché offenderle? Perché a me queste cose mi fanno proprio incazzare. Veramente, perché offenderle? Cioè, non... Se ci tenevi così tanto, ci potevi venire pure te a fare comparsa su Freaks 2. Perché ci sei venuta? Perché Freaks ti sta sul cazzo, giusto? Probabilmente. Oppure ci odi. Perché ho controllato, questa Tata Rosiposi fa tutti sti commenti, poi i video di Guglielmo, di Claudio, di Matteo. Quindi se te stiamo così sul cazzo, Tata Rosiposi, te volevo dire che guardare i nostri video per commentarli male ci dà le visualizzazioni, lo sapevi? Quindi in ceda, non cliccare i video nostri, così non ci aiuti. Sotto al trailer del mio ultimo spettacolo, Lupus in Fabula, Ariel Vodka scrive: addio Ciccia-san, peccato, mi piacevi, tante care cose. Vabbè, ci può stare. Piccola Fede scrive, sempre sotto al trailer di Lupus in Fabula: ma buona con sti trailer pseudo misteriosi dove non si capisce una mazza, non è che meno mostri e più sei invogliato. Ma sarò ribella di fare il trailer dello spettacolo mio come mi pare a me. Ragazzi, io questo astio verso i trailer del mio... Non le capisco, ma perché non sono gli unici commenti? Cioè, non è che voglio fare il trailer pseudo misterioso per portare la gente a teatro, è che non mi va di sputtanate tutta la trama, sennò che te ci porta a far vedere una cosa. Però vabbè, andiamo avanti. Nee Chan, credo si legga così, sempre sotto al trailer di Lupus in Fabula mi scrive: altra delusione, ora che vi hanno notato non fate più video e vi fate solo pubblicità. Ridicolo, cancello l'iscrizione, non ne vale la pena. Mentre Cici Luisk scrive: delusione, pensavo fosse qualcosa sul gioco Lupus in Fabula. Sil Mushi scrive: no, ma spiegami, il tuo canale adesso lo usi solo per farti pubblicità? Ma... Sì. Uso il mio canale per farmi pubblicità, perché è il canale mio, e quindi se faccio un progetto mio, che pago di tasca mia, perché questi spettacoli che ho fatto io quest'anno sono stati finanziati dalle mie tasche, mie, quindi invece di spendere 1500 di ufficio stampa, sfrutto il mio canale per fare pubblicità e portare la gente a vedere i miei spettacoli. E scusate, ma non ci trovo niente di male. No? Tata Rosiposi, trailer di Closer, scrive: ma perché si urla sempre nei lavori italiani? Sono Sito, sotto al trailer di Closer, scrive: LOL, ma che è, una telenovela di quelle che mandano su Rete 4? No, Sono Sito, è soltanto lo spettacolo di Patrick Marber. Closer di Patrick Marber. 2005, premio Oscar, nomination miglior attore non protagonista Clive Owen, nomination miglior attrice non protagonista Natalie Portman. 2005, Golden Globe, miglior attore non protagonista Clive Owen, miglior attrice non protagonista Natalie Portman. Nomination miglior film drammatico, nomination miglior regia Mike Nichols, nomination migliore sceneggiatura Patrick Marber. 2005, premio BAFTA, miglior attore non protagonista Clive Owen, nomination miglior attrice non protagonista Natalie Portman, nomination migliore sceneggiatura non originale a Patrick Marber. 2005, Broadcast Film Critics Association Award, nomination miglior cast, nomination miglior attore non protagonista Clive Owen, nomination miglior attrice non protagonista Natalie Portman. 2004, National Board of Review Award, miglior cast, miglior 10 film. 2004, Las Vegas Film Critics Society Award, miglior attore non protagonista Clive Owen. 2005, Nastro d'argento, miglior doppiaggio maschile a Francesco Pannofino, miglior doppiaggio femminile a Cristina Boraschi. 2005, Satellite Award, nomination miglior attore non protagonista Clive Owen, nomination miglior attrice non protagonista Natalie Portman, nomination miglior montaggio a John Bloom e Antonia Van Drimmelen, nomination miglior sceneggiatura non originale a Patrick Marber. Tata Rosiposi, di nuovo, sotto al backstage di Cinema Kills, scrive: oh, vedi, almeno stavolta le minorenni potevano girare un video e stare nelle riprese. Ah, giusto, ma non stiamo parlando di Freaks. Tata Rosiposi, ma ci odi così tanto? Cioè, mi odia proprio sta ragazza, credo sia una donna. Vorrei capire sta ragazza che c'ha contro di me.
veramente, te lo sto proprio chiedendo, io spero che tu commenti anche questo, per capire perché c'hai questo astio verso noi di Freaks a questo punto, perché lo citi in continuazione, quindi l'hai visto tante volte, che io proprio... Azfare scrive sotto YouDog: quando la realtà supera la fantasia. Mi spiego, l'idea delle ginocchiere per cui mi sono scompisciata non è una folle trovata, ma un oggetto esistente. La Diesel ha immesso sul mercato le blowjob Knippets, credo si legga così, le ginocchiere per il sesso orale. Mi sembrava giusto riportarti la notizia. Azfare, grazie, grazie per avermi dato questa notizia sensazionale. Quindi mi stai dicendo che la Diesel ha reso pubblica, ha messo sul mercato delle ginocchiere per fare il sesso orale. Ragazzi, è la nuova frontiera della squillo. Cioè, che bomba! Ora mai più fastidiose scoriazioni. Elvis 74 Tutorial scrive: posso darti un consiglio, Ciccia-san? Se vuoi lavorare in TV, non c'è mica bisogno di farla tanto lunga. Basta un pompino mirato. Immolarsi al Littizzetto De Noatri o a Giovanna d'Arco misandrica del web serve a poco. Grazie per il consiglio. Ombrellino 83 scrive: ciao, ti ha dato così fastidio il mio commento sul tuo spocchioso e tuttavia inesatto uso della parola climax che l'hai rimosso? No. Io, tra l'altro, ci fu una... io non rimuovo mai i commenti delle persone perché è una cosa pubblica, libera, quindi mi puoi scrivere qualunque cosa, lì sta. Magari cercala meglio perché il commento io non l'ho rimosso. E per quanto riguarda la parola climax, io mi ricordo ci fu una disputa fra me e Claudio Di Biagio sul fatto se climax fosse maschile o femminile. Non, ero convinta che fosse maschile il climax. Claudio sosteneva fosse la clima. Abbiamo scoperto che è sia il che la. Quindi il commento sul mio spocchioso e inesatto uso della parola climax. Spocchioso non so perché, inesatto nemmeno. Comunque il tuo commento non l'ho rimosso, cercalo meglio. Io innanzitutto con questo video voglio ringraziare di cuore, veramente di cuore, tutte le persone che mi seguono, che mi hanno seguito e che continuano a farlo nonostante la mia incostanza nel pubblicare le cose. Tutti quei ragazzi che sono venuti a vedermi a teatro quest'anno, e più anche quelle che non sono venute, perché comunque chi sta a Milano non è che se vi al treno per venire a vedere un spettacolo non mio a Roma, ragazzi, non ho questa pretesa. E io vi voglio ringraziare perché è anche grazie a queste persone che io posso continuare a fare quello che faccio. Quindi veramente, ragazzi, grazie, veramente. Ciao!